Allora, questo qua è un autobus inglese due piani che funge da cinema al piano di sopra. In questo contesto di Fiera d'Arte Contemporanea a Torino è stato funziona diciamo, come galleria d'arte mobile, una collaborazione tra la Galleria d'Arte Guido Costa, una casa di produzione di cinema indipendente romano. Praticamente nei 4 giorni di Artissima questo autobus è partito dalle periferie, dalla Falchera per arrivare alla Valletta, oggi a Piazza Vittorio e domani come ultimo giorno raggiungerà Lingotto, dove si attaccherà Artissima, prima edizione di Artissima Cinema con la presentazione di Shanghai Hype dei registi cinesi a Torino. Sì, allora in questo momento il programma è fatto di tre momenti, tre diciamo unità di video art, di 10 video ognuno e poi due unità di cinema indipendente, diciamo artisti come ci sono dentro come Nan Goldin, se non domani ci sarà Yang Fudong, Artissima credo che sia la 14ª edizione, ma è la prima edizione di Artissima Cinema. Esterna 1, Artissima 2007, Cinebus. E allora insieme al nostro operatore andiamo a capire che cosa succede anche negli spazi direttamente fuori dai padiglioni dedicati ad Artissima 2007. Questo è il Cinebus, se vuoi prendere tutta la sua lunghezza, staziona qui alla destra dell'ingresso principale di Artissima, a due passi tra l'altro dal bivacco Diogene, bivacco urbano, questo progetto che abbiamo anche cercato di monitorare e seguire per voi, amici di Wi-Fi. Ecco che entriamo all'interno del Cinebus. E devo dire, incontriamo un autista d'eccezione, sapevamo avesse la patente D, il vecchio Luca Indemini, è qui alla posizione di guida. Buongiorno autista. Biglietto. Ah, devo dire, biglietto prego. Aspetti, vale? Sì, 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 è il mensile. È la tessera, sì. Allora a questo punto ci racconti autista le tappe che ha sviluppato con questo Cinebus? Beh, giovedì sera si è partito dalle parti di Falchera, poi si è rimasti sempre in zona periferica della città, arrivando alle Vallette. Ieri, in occasione della Notte delle Arti Contemporanee, il pullman si è addentrato nel centro cittadino per fare tappa lungamente in Piazza Vittorio e quest'oggi finalmente giunge a destinazione, arrivando qui ad Artissima 14 per l'ultima giornata della fiera. Se volete accomodarvi al piano di sopra, ci sono le proiezioni. Molto bene, Cinebus di nome di fatto, entriamo a passo lento qui all'interno, vediamo com'è fatta la struttura, devo dire sicuramente confortevole, è un vero e proprio bus e adesso con estrema cautela cerchiamo di ascendere, di salire al piano superiore, forse potete vedere le mie terghe che sono levate dai quadricipiti femorali, raggiungono il piano di sopra. E anche qui devo dire un'interessante sala di proiezione del tutto particolare, dove andiamo a scoprire un tra l'altro devo dire esperto di video abbastanza noto nella nostra città, Mao. Sì, è interessantissimo, ci sono tutta una serie di vignette praticamente della vita di coppia che ci raccontano poi come in realtà tutto il mondo è paese, ecco. Abbiamo visto prima la ragazza che litiga e cerca di suicidarsi,
la ragazza e il ragazzo che litiga, ma buttano giù il cane, è cose che conosciamo, ecco, vita quotidiana. Anche se il sollevante può apparire esotico e lontano, qui ci sembra di poter intercettare una scena direttamente dal Giappone, però sempre familiare. Molto diciamo. Familiare, molto familiare, ecco, vedi, gli tira l'acqua dietro. Quei piccoli dispetti che si fanno in casa tra uomo e donna, visti così in sequenza, possono sembrare anche divertenti. Però ecco, direi che è estremamente consueta come tipo di dinamica, che conosciamo tutti benissimo, portata così agli estremi, una sorta di iperbole, capisci? Però molto, molto, molto interessante. Ma come mai lei riesce a stare dritto con incomodità? Io ho delle difficoltà. Perché è fatto la scheda a dorso di muro, quindi deve mettersi un po' più a lato. Perché vede qua, pensavo di essere... E il Cinebus funziona come dice, uno schema di proiezione, due casse in fondo, l'avete vista, io e Mau siamo nella posizione perfetta dello spettatore ed è possibile appunto fruire di video come sta facendo tra l'altro una signora qui alle nostre spalle. Esatto, sì sì sì, è una situazione di retroproiezione e poi insomma si sta su come se fosse un buffet in piedi. Senta, io Mau, se ne è d'accordo, cercando di capire, signora sta guardando i video come li trova? Interessante. Questa esperienza del Cinebus la convince? No. No. No.